Io se non mi cacciano starò qua fino alla morte. Di sicuro non me ne vado, io ci metterò la faccia fino alla fine. Perché sono un professionista, perché sono a capo di una squadra e il capo di una squadra non si ritira mai. Poi, se la società farà altre scelte, questo non lo so, vorrei dire, se pensa che il problema sia io, è giusto che faccia la sua mossa, ma io sto al mio posto senza nessun tipo di problema. Faccio il mio lavoro con passione fino in fondo. Paura, in questo momento la paura la fa da padrona. Purtroppo è così. È così perché la prima palla che cade in area prendi gol e quello vuol dire che hai una paura enorme di prendere gol e il gol lo prendi. Su cose che sono veramente elementari, su cose su cui abbiamo lavorato una settimana. Calcio d'angolo, respinta, risalita, uno tiene in gioco tutti. E quando tu ci lavori e poi prendi puntualmente qualcosì, non può essere altro che una questione di testa. Non ci sono altre spiegazioni. L'espulsione a me sembra esagerata, sinceramente. Il fallo c'è, ma non è un fallo. Ho visto falli più cattivi con una semplice ammonizione. Sì, vabbè, ma. Ho visto falli più cattivi con ammonizione. Poi al 16° minuto mi sembra tutto veramente esagerato. Poi quella è una scelta dell'arbitro, lui si assume le sue responsabilità, magari mi sbaglio io, non lo so, a me sembra un tantino esagerato. Io ti voglio chiedere se stai pensando a un ritiro punitivo, che dir si voglia, e sulla contestazione ho visto che dal campo hai risposto a qualche fischio, a qualche insulto dalla tribuna, è stata la mia impressione. No, non ho risposto assolutamente a nessuno, ognuno fa quello che vuole. In ritiro andiamo domani, perché in questo momento l'aiuto ce lo dobbiamo trovare da soli, perché ovviamente la gente contesta, giustamente, ognuno prende le sue decisioni. In questo momento ovviamente noi siamo soli. Oggi, sin dal primo minuto, appena entrati in campo abbiamo capito che purtroppo la gente ha scelto di non aiutarci e quindi ci aiutiamo da soli. L'unica cosa che ci rimane è stringerci intorno a noi stessi e cercare di uscirne fuori, ma questo senza nessun tipo di polemica. Io rispetto le scelte della gente, dei tifosi, perché loro sono tifosi, pagano il biglietto e fanno quello che vogliono. È giusto secondo me contestare, è meno giusto secondo me contestare da prima che inizia la partita in un momento di difficoltà quando veramente bisognerebbe dare una mano. Poi a fine partita fischi, durante la settimana fischi, però è una scelta che sinceramente non rispetto. Non capisco. Non era previsto il ritiro. Andiamo perché abbiamo bisogno di stare assieme, di lavorare magari di più e di stare un po' più concentrati.